Per voi che importanza ha l'apertura delle frontiere armeno-turche? Per me è importante, non solo per me, ma anche per l'Armenia. È solo l'Armenia ad aver bisogno? Io, in quanto cittadino turco, appartenente ad una comunità armena minoritaria, desidero ovviamente dei legami con l'Armenia, a certezza dell'apertura di relazioni della nostra comunità e del nostro paese. La seconda cosa che desidero è una normalizzazione tra i popoli dell'Armenia e della Turchia. È necessario per il loro rinnovamento psicologico. È possibile una cosa del genere? Perché no? Perché no? Se le due parti adottano un'attitudine democratica, credo che il passato non sarà incomprensibile. Questo giornalista armeno, Eran Dink, cittadino turco, costituisce un'eccezione. Fondatore del settimanale Agos, porta avanti questa lotta per la libertà e la difesa dei diritti dell'uomo da tutta una vita. Si fa difensore della memoria della riconciliazione turco-armena. Crede in quel dialogo, nella sua necessità e nella sua urgenza. Il segno di Eran è prima di tutto un mondo pacifico, che la Turchia possa vivere nella pace, la soluzione dei conflitti, delle intransigenze tra i popoli, il ravvicinamento e l'amicizia tra la Turchia e l'Armenia sia possibile tramite il dialogo. Io avevo due fratelli, avevo circa 8 anni, i miei fratelli 6 e 4. All'epoca mia nonna era ancora viva, ci ha portato nella chiesa protestante armena di Cedik Pasha, all'orfanotrofio che si trovava nei fondi della chiesa. Ci portò là perché i miei genitori erano divorziati e né io né loro potevamo rimanere a casa. Così abbiamo vissuto per strada. D'inverno nell'orfanatorio non c'erano problemi, ma d'estate avevamo l'abitudine di trascorrere tutti i giorni nel giardino della chiesa. Era un piccolo giardino in cemento. L'amministrazione della chiesa ha cercato di migliorare le nostre condizioni di vita. Hanno trovato un terreno che poi hanno comprato a circa 100 km da Istanbul. Era Tuzla. Questo campo, fondato e diretto da Eran Guzelian, diventa giorno dopo giorno, per entusiasmo e lavoro dei bambini, un piccolo paradiso. Nel caso di Erant, avrebbe potuto, per le difficoltà della sua infanzia e della sua famiglia, esserne ferito e diventare completamente introverso. È successo tutto il contrario, anche se i suoi freni erano danneggiati e non funzionavano, egli ha guidato serenamente la vettura della sua vita. Erant si è sempre preoccupato dei più piccoli, dei più poveri. E quando Erant è cresciuto, ha frequentato regolarmente la scuola e la chiesa evangelica armena e la chiesa apostolica armena. Era uno spirito molto aperto, molto critico, nel senso che non accettava facilmente le ingiustizie. Ha sempre avuto sete di verità. Dopo gli studi di zoologia, di letteratura e filosofia all'Università di Istanbul, Eran gestisce con i suoi fratelli una libreria e si interessa al mondo dell'editoria. Si cimenta scrivendo delle critiche letterarie sui giornali della comunità armena. Nel 1977, all'età di 22 anni, si sposa con Rachel, una ragazza dell'orfanotrofio di Gedin Paka.
Il suo matrimonio con Raquel è stato molto importante perché Raquel è una donna di Dio, una persona che è veramente in comunione con il Signore. Credo che insieme abbiano potuto formare una coppia, una famiglia con i loro figli, che colpiva, perché in un certo senso, pur vivendo in Turchia ed essendo di origine armena, portava dei valori, in qualche modo, universali. Sì, io credo che il suo desiderio di verità e di giustizia è in legame da una parte con la sua origine, appartenendo ad una minoranza, ma anche, dall'altra, con la sua educazione cristiana, l'influenza dei valori cristiani nella sua vita. Così, Erant, insieme a Raquel, diventa responsabile a sua volta del campo di Tuzla. Questo piccolo paradiso verrà chiuso e sequestrato nel 1983 dallo Stato. Nel 1980, la sua lotta per la giustizia lo porta in prigione in un periodo nel quale gli attentati del gruppo armeno Azala inaspriscono le reazioni anti-armene in Turchia. Negli anni 90, la radicalizzazione della società e della politica turca nei confronti delle minoranze gli fa capire che è tempo di mettere da parte la discrezione e di difendere a spada tratta i diritti della sua comunità armena. Talvolta viene preso per pazzo. Poi, nel 1996, Erant Dink fonda il giornale Agos, il solco in armeno. Un settimanale di 12 pagine, 10 in turco e 2 in armeno. È la prima volta che un giornale armeniano viene pubblicato in lingua turca. In Turchia, negli ultimi 30 anni, per i media nazionali e per la popolazione, la parola armeno era diventata quasi un insulto. Armeno, la parola armeno, tutto ciò che si chiamava armeno. In ogni momento l'armeno veniva denigrato e di solito non reagivamo. Così abbiamo pensato di pubblicare un giornale turco per proteggersi da menzogne ed esagerazioni e prendere così una posizione di difesa nei confronti dello Stato e fare conoscere gli interessi della comunità armena. Oral Çalışlar è un giornalista turco a Agos e al quotidiano Radical. Con Agos, Erant ha iniziato a farsi conoscere. Questo gli ha permesso di spiegare sui giornali e alla televisione ciò che volevano gli armeni, quello che hanno subito e come potevano migliorare le relazioni con turchi e armeni. Erant diceva che era accettando seriamente il nostro passato e confrontandoci con le nostre rispettive storie che poteva essere possibile una vera relazione. Deniz Tuna è uno degli avvocati turchi del processo di Erant Dink. Noi, sia alla scuola elementare, alle medie o all'università, siamo cresciuti ignorando l'esistenza della questione armena. Ignoravamo quello che era stato vissuto nel 1915. Non sapevamo neanche che ci fosse nella politica della Turchia e dell'Armenia un problema armeno da risolvere. Io e la mia generazione siamo venuti a conoscenza di questo problema soltanto poco tempo fa. Estratto di un'intervista di Erant Dink, pubblicato dal quotidiano Radical nel febbraio 2006. Ma nel 1915 cos'è successo? Se dobbiamo dare un nome a ciò che è accaduto nel 1915, nella mia mente non c'è posto per il pur minimo dubbio a riguardo, ma non mi preoccupo più del necessario di dargli un nome. È una storia che è racchiusa nel più profondo di ognuno di noi.
Ciò che è stato vissuto ha segnato profondamente i nostri corpi e le nostre persone, ed è così per tutti gli armeni. Il pastore René Léagnan, presidente della Chiesa Evangelica Armeniana, vive in questo paese dal 1994 con sua moglie Sylvie. Il genocidio per gli armeni è veramente una storia molto triste. E ancora oggi, anche se sono passati più di 90 anni, quando parlate ad un armeno, che sia dell'Armenia o in diaspora nel mondo intero, il genocidio non può lasciare indifferente. 1,5 milioni di armeni sono stati massacrati in quell'occasione, cioè i 2/3 della popolazione armena. I sopravvissuti al genocidio sono stati esiliati in tutto il mondo. Questo genocidio non è storia passata e lontana, è presente anche oggi. Quando ero piccolo, mio nonno, parlando del genocidio, mi raccontava sempre come sono stati ammazzati i miei zii, come il resto della mia famiglia ha abbandonato il paese per fuggire, ed è questo è vero per ogni famiglia. Per questo in ogni famiglia il ricordo del genocidio è ancora vivo. Fethiye Çetin è armeniana, di cittadinanza turca. È scrittrice e avvocato nel processo di Erant Dink. Erant era un uomo che distruggeva i tabù. Il tabù della Turchia, considerato il più importante e il più indistruttibile, è il tabù armeno. E Erant è stato una delle figure più importanti che ha fatto vacillare questo tabù. Erant era una delle figure che ha reso possibile il poter parlare del 1915. I turchi sono preoccupati del processo di riconoscimento del genocidio armeno, che si allarga con cerchi sempre più larghi. Come percepiscono questo problema i turchi? Ma è possibile che un giorno questo problema trovi una soluzione? L'amministrazione di Stato, che noi chiamiamo lo Stato profondo, non lascia liberi. Non vuole che si rifletta, che si parli liberamente di questo. E fa aumentare sempre più la pressione ed ogni volta che i parlamenti, sia europei che quelli dei diversi paesi nel mondo, riconoscono il genocidio armeno, questo costituisce una pressione sulla Turchia. Il popolo subisce a sua volta una pressione, si fa delle domande. Il genocidio c'è stato, sì o no? Perché il popolo ha conosciuto proprio il contrario. Non conosce la verità. È stata nascosta al popolo? Sicuro, la verità è stata nascosta al popolo. Per contro, gli è stato detto il contrario, che non sono stati i turchi a massacrare gli armeni, ma sono stati gli armeni a massacrare i turchi. Questo sa il popolo. I turchi credono di essere stati traditi dagli armeni. La storia che ci è stata insegnata è questa. Noi non abbiamo ucciso o deportato nessuno senza motivo, assolutamente. Sono loro, gli armeni, che ci hanno pugnalato alla schiena. I turchi hanno in testa questa versione della storia e per di più essere accusati di aver perpetuato un genocidio per loro è inaccettabile, perché hanno un approccio soggettivo della storia, conoscono la storia come gliel'hanno raccontata e non vedono la necessità di discutere di quello che è in effetti la realtà. Hanno creato un nuovo cittadino, una nuova identità chiamata turca e che ha la sua storia, la sua cultura. Ma si tratta di una storia, di una cultura artificiale. E se la rivelazione della verità storica fa svanire questa identità, c'è uno scisma. Se questa identità crolla, il paese crolla.
Non metto assolutamente in discussione la realtà del genocidio, e questo lo dico dall'interno della Turchia. In verità, questo termine, anche nella mia bocca, non ha importanza. Ciò che so è che hanno preso e deportato dalle sue terre un popolo che ci abitava da 4.000 anni. Questo l'ho detto ai deputati del Parlamento turco. Anche se voi aveste preso questo popolo e lo aveste trasportato in altri luoghi, su degli aerei d'oro, questo costituirebbe lo stesso un genocidio, poiché a questo popolo avete tagliato le radici. L'avete strappato dalla sua terra e dalla cultura che aveva sviluppato. E se gli armeni della diaspora combattono così tanto con voi e con loro stessi, è perché, in realtà, cercano le loro radici. Sono in conflitto con quelle radici che voi avete tagliato. Per nessun popolo è facile confrontarsi con la propria storia. Soprattutto quando si parla di genocidio, non è facile per noi. Erant Dink ha avuto molto impatto con la pubblicazione del giornale Agos e anche a parlare in televisione e nelle conferenze. Ha avuto un ruolo importante per spezzare ciò che era acquisito e radicato in noi. Per esempio, se penso a me, mi sono reso conto che non conoscevo bene gli armeni fino a quando ho incontrato Erant. Eppure abbiamo vissuto con gli armeni. Il socio di mio nonno era un armeno, zio Agob, un ramaio. Ma la verità della loro storia, della loro vita in Turchia, della loro identità, l'ho sentita per la prima volta da Erant. Pakrat Stukian, giornalista armeniano di cittadinanza turca, è membro del comitato di redazione del Lagos. Abbiamo visto che numerose cause e rivendicazioni giuste potevano diventare, con la forza e la violenza, ingiuste e perdere il loro scopo primario. Erant sapeva molto bene che non era possibile obbligare qualcuno a fare qualcosa con la forza. Sapeva che era necessario fargli capire, aiutarlo a pensare. Erant non ha detto: per prima cosa dovete sapere e accettare che siete stati voi a commettere il genocidio e dopo parleremo. Non l'ha detto, anzi diceva: venite e parliamo. Io vi racconterò della mia famiglia, della mia città, vi racconterò del mio popolo, tutto quello che ci è accaduto. E anche voi mi racconterete. Io vi ascolterò, ma prima di tutto ascoltiamoci a vicenda. Per Erant l'importante non era affermare o negare il genocidio, ma parlare. Estratto di un articolo scritto da Erant Dink nel giugno 2006. Il nostro unico obiettivo deve essere difendere il vivere insieme. Nella storia, il vivere in parallelo non ha mai portato alla pur minima soluzione dei problemi di questo mondo. Krikor Abagaloglu è nato in una famiglia armena. Fino all'età di 18 anni, è cresciuto nelle vicinanze di Malatia, una città nel cuore del paese. Oggi, padre di due figli, è con sua moglie Maria, pastore della chiesa evangelica armena del quartiere di Gegit Pasha in Istanbul. Ero professore di storia turca. Avevo terminato la facoltà, ma il governo non mi ha dato un lavoro. Mi ha detto che non c'erano posti liberi. Tutti i miei compagni avevano avuto dei posti nelle scuole turche, ma per me non c'era un posto libero.
Nei confronti del genocidio si elencano diversi motivi, ma noi che viviamo in Turchia sappiamo benissimo che c'erano due motivi. Il primo è quello di essere armeno, il secondo è l'essere cristiano. E anche oggi, in un certo senso, è la stessa cosa. Ci dicono sempre, perché non diventi turco? Perché non diventi musulmano? Sempre ci sono queste due pressioni su di noi. Ci opprimono, ci perseguitano. Oggi, nella chiesa di Gedikpaşa, nel centro di Istanbul, ci sono armeni e turchi insieme riuniti durante il culto per pregare con il pastore Krikor. Leggiamo nella Bibbia che non è per potenza né per forza, ma per lo Spirito di Dio, perché lo Spirito di Dio ha potere su tutto. Se tu credi in Dio, se tu hai fiducia in Dio, ovunque tu sia, qualunque sia la posizione nella quale ti trovi, sappi che il tuo Dio è onnipotente, ti verrà in aiuto, ti darà vittorie. Abbi sempre fiducia in Dio. Il Signore mi ha chiamato, mi ha visitato, mi sono convertito. Sì, io vivo in questo paese, il mio paese natale. Ho molto sofferto perché ero armeno, ero cristiano. Ma quando ho conosciuto Gesù, la sua verità, quando ho conosciuto il Vangelo, in quel momento ho anche imparato a perdonare. Perdonare e amare. Le due cose insieme sono molto importanti. Gesù ce le insegna entrambi. Eran Dinka degli amici turchi? Certamente. Cosa pensano delle tue idee? Ho molti amici che riconoscono il genocidio, conoscono la verità. Ho anche degli amici che non possono riconoscere che c'è stato un genocidio, ma si sforzano ad avere un approccio benevolo, fanno delle domande. Io di solito li aiuto. Erant era una persona che credeva fosse possibile cambiare la Turchia e il mondo. Potete rimanere solamente con persone che vi assomigliano. Potete stare sempre con loro. Ma Erant toccava persone con opinioni diverse. Cercava di trasformarli e, credetemi, era molto efficace. Erant era un vero ponte. In Turchia Erant era il ponte tra gli armeni e gli altri gruppi etnici. Nel numero di Agos, uscito il 23 gennaio 2004, Erant Dink scriveva a proposito dell'identità armeniana. Gli armeni hanno cercato di vivere la loro identità con un'esigenza di verità sul genocidio, che ha finito per diventare l'essenza stessa della loro identità. Ma l'elemento principale che impedisce la formazione dell'identità armena e funziona come un tumore canceroso è l'ossessione turca. Il problema principale è di sapere se gli armeni saranno capaci di liberare la loro identità da questa ossessione turca. Per noi che viviamo in Turchia, la medicina per guarire questo trauma è di poter vivere con i turchi. Tuttavia, sempre minacciati dalle forze dell'ombra che da sempre cercano di farlo tacere, Erant Dink scrive: sono stato condannato a 6 mesi di prigione, con il beneficio della condizionale, per un delitto che non ho commesso, cioè un insulto all'identità nazionale turca, secondo l'articolo 301.
In marzo inizierà il processo intentato contro di me per aver affermato «questo è un genocidio». A causa della disinformazione nauseabonda, sono riusciti a creare un numero non indifferente di persone che vedono in Erant Dink un uomo che insulta l'identità turca. L'hard disk del mio computer strippa di frasi piene di collera e di minacce. Chissà quante altre giustizie dovrò far fronte. Nei suoi ultimi scritti sapeva che sarebbe stato ucciso, l'aveva capito. Ma eravamo noi a non capire. Quel pomeriggio del 19 gennaio 2007, Erant Dink, davanti al locale del suo giornale Agos, viene assassinato in una delle più grandi arterie della città di Istanbul. Quel giorno, una delle voci più coraggiose e libere in Turchia si spegne. Rachel, moglie di Erant Dink, una donna armena, parla in turco davanti a tutti i canali pubblici e privati della televisione turca. Nella Bibbia, in Giovanni 15:13, Gesù dice: «Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici». Oggi è un giorno nuovo, nel quale la luce sorge dalle tenebre. Fratelli miei, è il suo amore per la verità, il suo amore per la trasparenza, il suo amore per i suoi amici che l'hanno condotto sino là. È la sua sfida contro la paura che l'ha reso grande. Chi, amore mio, può dimenticare tutto quello che hai fatto, tutto ciò che hai detto? Quale oscurità può farcelo dimenticare, amore mio? È forse la paura che ce lo farà dimenticare, amore mio? È la persecuzione? È il piacere del mondo, amore mio? No, nessuna tenebra può farcelo dimenticare, amore mio. Io ti ho scritto la mia lettera d'amore, amore mio. Anch'io ho dovuto pagare caro questo riscatto, amore mio. Grazie a Gesù che ho potuto scrivere queste parole. Rendiamogli la grazia che gli è dovuta, amore mio. Hanno ucciso Erant fisicamente, ma loro stessi sono rimasti sorpresi dal fatto che questo assassinio ha fatto nascere in un solo colpo centinaia di migliaia di Erant. Il popolo si è riversato per le strade e ha detto: siamo tutti degli Erant Dink. Per la prima volta in Turchia, curdi, armeni, turchi, di destra o di sinistra, erano tutti là. Religiosi musulmani, islamici e diversi corpi politici erano riuniti per Erant. In Turchia non si era mai visto un raduno così, forse dagli anni Ottanta. Era la prima volta che si vedeva una tale folla e penso che sia molto importante. Quando persone come Erant Dink cercano di allacciare una forma di dialogo tra armeni e turchi, ci obbligano e mi obbligano a farmi delle domande.
Comment pardonner à quelqu'un? Come perdonare chi vi ha massacrato, chi vi ha fatto del male, quando questa persona non vuole riconoscere la sua colpa? Ne veut pas reconnaître sa faute. Est-ce possible? Come è possibile? J'avoue que c'est un gros Penso problème. Che anche per me sia un grosso problema. Moi aussi. Et j'essaie avec Con l'aiuto di Dio provo, sotto la guida dello Spirito Santo, a comprendere ciò che Dio si aspetta da me. Ho capito questo. Ho capito che Dio mi amava e che Dio mi amava indipendentemente dal fatto che gli chieda o no perdono. Il cuore di Dio è un cuore che perdona, è una forza liberatrice. Ho capito che se sono capace di perdonare il mio nemico, allora io sono liberato interiormente. Allora è moi qui suis libéré intérieurement. Cela ne change rien. In realtà non cambia nulla per l'errore che il turco o chiunque altro ha commesso verso gli armeni. È un problema tra la persona che ha commesso l'errore e Dio. Questo problema io non posso risolverlo, ma posso risolvere quello interiore mio, e cioè essere liberato dal peso della storia. Quando provo a parlare di questa liberazione interiore, nel mio rapporto a Dio e nella mia intimità con Lui, lontano da ogni mio pensiero, cerco di mettere la questione genocidio da parte. Ed oggi continuerò a lavorare affinché siano annunciate la verità e la giustizia riguardanti la realtà del genocidio. Par rapport à cette réalité du génocide. Penso che se riesco a perdonare i turchi, anche se i turchi non mi chiedono perdono, sia prima di tutto una liberazione per me. Il perdono è una forza che libera, che mi libera dentro. Per questo mese possiamo pregare perché questo avvicinamento, questo dialogo e questa amicizia tra il popolo turco e quello armeniano possa continuare a costruirsi nella verità e nel perdono. La parola di questo mese è nel versetto 11 del Salmo 85. Misericordia e verità si incontreranno, giustizia e pace si baceranno.